Riparte alla grande la cultura a Teramo. Finalmente musei, teatri e cinema aperti e tanta musica dal vivo. Una rinascita che passa attraverso l'arte, i nuovi film, i concerti e la presenza di artisti famosi che animeranno le serate estive sul territorio provinciale. Dopo una pausa forzata e mal digerita, mal compresa probabilmente dal mondo della cultura, torniamo finalmente a poter visitare determinati luoghi, a poterli vivere nella quotidianità. Come dicevi bene, i teatri, i cinema sono tornati ad accogliere il pubblico. Stiamo riprogrammando e sicuramente avranno luogo nei prossimi mesi estivi delle mostre all'interno degli spazi espositivi del comune di Teramo, così come le stagioni concertistiche verranno organizzate. È un bel segnale, è un segnale di speranza, di ripartenza. In questa ripartenza culturale si colloca un cartellone concertistico di ottimo livello curato dalla Primo Riccitelli di Teramo, che include una serie di eventi musicali notevoli che avranno cornici diverse grazie alla collaborazione dei sindaci e dei comuni teramani. L'idea di poter fare eventi con la partecipazione del pubblico sinceramente ci fa piacere, spero che sia la ripartenza definitiva per noi come per tutte le associazioni culturali che organizzano eventi e che la stagione concertistica, ovviamente abbiamo cercato di differenziare il repertorio includendo la musica classica, la musica jazz, qualcosa anche di pop, accontenti e soddisfi i gusti di tutti gli spettatori che speriamo siano numerosi. Sergio Cammariere, Simona Molinari, Mogol sono solo alcuni dei nomi degli artisti che quest'estate potremo ascoltare e che imprimono al programma della Riccitelli un marchio di qualità. Quali sono gli appuntamenti più interessanti? Ovviamente sono tutti interessanti e sono tutti con grandi nomi. Ne cito tre, facciamo così, perché di tre generi diversi. Il primo concerto, Davide Cabassi, uno dei più grandi pianisti italiani. In mezzo, durante l'estate, ci saranno i jazzisti Paolo Fresu, Sergio Cammariere, Fabrizio Bosso e poi la rassegna curata dal teramano, la gloria della città, Paolo Di Sabatino. E alla fine di agosto, il 23 di agosto, verrà Mogol, che racconterà Lucio Battisti insieme ad Angelo Valori, che è pescarese, altra gloria della nostra terra, e il suo Meditansambre.